L'imputato di reato connesso come si chiama? Buongiorno, Ferrante Giovan Battista. Nato? Nato a Palermo il 10 marzo 1958. Dunque, il presidente dà atto, anzi ne prendono atto tutti, che è presente il difensore, avvocato Falzone, nella postazione. Allora, lei in qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di astenersi dal rendere le dichiarazioni. Ne è stato chiesto l'esame nell'ambito del processo a carico dei Catamarino e altri per reati di omicidio e altri delitti di tipo mafioso, secondo la contestazione. Lei vuole rispondere alle domande del pubblico ministero e al controesame della difesa, Ferrante? Sì. Può iniziare l'esame. Ferrante, buongiorno. Buongiorno. Lei è stato mai formalmente affiliato all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra? Sì. Quando è stato formalmente affiliato? Nel 1980. Può essere più preciso riguardo al mese? È stato l'8 dicembre del 1980. Nell'ambito di questa organizzazione criminale, di quale famiglia lei ha fatto parte? È della famiglia di San Lorenzo. Questa famiglia in quale mandamento era ricompresa? Allora, il mandamento è stato quando sono stato affiliato dal 1980 sino al 1983, era del mandamento di Partanna Mondello. Dall'83 in poi il mandamento si è chiamato mandamento di San Lorenzo. All'epoca della sua affiliazione, chi era il capofamiglia della famiglia appunto di San Lorenzo? Salvatore Buffa, soprannominato Nerone. E sempre con riferimento alla stessa epoca, chi era il capomandamento? Il capomandamento era Rosario Riccobono, che era della famiglia di? Partanna Mondello. Con riferimento alla sua famiglia di appartenenza, sempre limitatamente all'epoca della sua filiazione, quali erano i soggetti più rappresentativi, cioè quali erano le persone, gli uomini d'onore che erano al vertice di quella famiglia? Allora, il rappresentante, come ho detto, era Salvatore Buffa, poi il sottocapo era Giacomo Giuseppe Gambino, nell'80 era sottocapo, poi c'era Pino Buffa, fratello di Salvatore, e Mario Troia. Qual era il territorio della sua famiglia? Il territorio della nostra famiglia era appunto il territorio di San Lorenzo. Grosso modo, quali erano i confini? Allora, i confini, dunque, praticamente appunto tutto il territorio da San Lorenzo, che parte da costeggia Pallavicino, quindi il villaggio Ruffino, sale sino al territorio della località chiamata Vallotta, poi attraversa la via Regione Siciliana, diciamo che costeggia la località Ferreri, sale verso Monte Biglieni, poi costeggia, cioè diciamo confina con Cruillas. E poi diciamo nella zona di è confinante anche con Resuttana, praticamente fra Resuttana e San Lorenzo la divisione è proprio in via Scannaserpi. Sembra finire verso lo stadio, anche se lo stadio ricade nel territorio di San Lorenzo e di Resuttana, perché è un territorio diciamo in comune con tutto quello della Favorita. Sempre con riferimento alla stessa epoca, cioè fine del 1980, nel mandamento di Partanna Mondello quali altre famiglie erano ricomprese, oltre quella di San Lorenzo? Quella di praticamente Partanna Mondello racchiudeva anche Pallavicino e diciamo Partanna. E poi c'era la famiglia di Capaci, che racchiude anche Isola delle Femmine, poi Carini, che comprende anche Villa Grazia di Carini.
e anche quella di San Lorenzo, chiaramente. All'epoca dei fatti, all'epoca in questione, 1980, la famiglia di Resuttana era ricompresa nel territorio del mandamento di Partanna Mondello? No, Resuttana è un mandamento a parte, quindi fa mandamento a sé, non è nella, diciamo, nel mandamento di, né adesso e né prima era nel mandamento di, diciamo, di Partanna Mondello. Come si è svolta la sua cerimonia, la cerimonia della sua affiliazione? Come o dove? Come e dove? Allora, dove praticamente è stato a casa di Salvatore Buffa, che era il rappresentante, nella località, adesso c'è proprio accanto al commissariato della pubblica sicurezza di San Lorenzo, praticamente una stanza che si trova proprio sopra casa sua, e lì sono stato convocato assieme ad altri, ad altri tre, per essere affiliato. Lì c'era tutta la famiglia di San Lorenzo ed altri, di altre famiglie. Chi ricorda come presente quel giorno? Come presente quel giorno, come ho detto, c'era tutta la famiglia al completo di San Lorenzo. E cioè? Cioè, adesso dovrei elencarli tutti. Devo elencarli tutti? Sì, se ci riesce. Se... Appunto, può darsi che dimentichi qualcuno, comunque. E allora, c'era praticamente mio padre, due miei zii, poi c'era il padre di Salvatore Biondino, poi c'era i due fratelli Salvatore e Buffa, i fratelli Salvatore e Pino Buffa, e poi come Buffa c'era anche il cugino dei due, che si chiama pure Salvatore Buffa, Mario Troia, Enzo Troia, che è il fratello di Mario, il fratello più piccolo, poi c'erano i fratelli Pedone, tre fratelli, il cugino Michele Pedone, poi chi altri? Antonino Nino Cinà, lo zio di Nino Cinà, poi come altri. Va bene, chi le fece da padrino e come si svolse la cerimonia? Allora, praticamente il mio padrino è stato proprio Saro Riccobono. La cerimonia praticamente si è svolta che mi hanno praticamente punto un dito bagnato con il sangue la santina e poi data a fuoco la santina. All'epoca lei venne affiliato, ma prima della sua affiliazione aveva commesso fatti di sangue o episodi delittuosi comunque? No, fatti di sangue no. Episodi delittuosi d'altro genere? A livello di qualche piccola estorsione, sempre comunque, diciamo, perché mi era stato detto dalla famiglia, che ancora formalmente la famiglia non la conoscevo, conoscevo Mario Troia, Pino Buffa, tra l'altro che erano persone che conoscevo già da parecchio tempo prima. Mio padre praticamente mi aveva detto che tutto quello che mi dicevano loro potevo farlo e di stare tranquillo. Comunque si trattava, diciamo, soltanto di fare qualche piccolo danneggiamento a delle industrie che erano appunto nel nostro territorio. Quando e perché ha deciso di collaborare con gli organi inquirenti? Quando è stato nel luglio del 96, il perché innanzitutto perché volevo togliere la possibilità ai miei figli che sarebbero a sua volta anche loro stati sicuramente combinati come sfortunatamente è successo a me. Anche perché praticamente avevo conosciuto una persona in carcere che io ritenevo innocente,
perché è accusata di un delitto che io appunto ritenevo che non era colpevole quella persona, perché praticamente avevo fatto, diciamo, io quello che a lui veniva accusato, almeno questo è in parte quello che io conoscevo. All'epoca dell'inizio del suo rapporto di collaborazione con gli organi inquirenti, lei era libero o detenuto? Detenuto. Che reati le venivano contestati? Per quali reati lei era detenuto? Per la strage di Capaci e per il 416 bis. Nel corso del suo rapporto di collaborazione con le autorità inquirenti, quali episodi delittuosi ha confessato? Si limiti comunque ai fatti più gravi. Allora, alla strage di via Pipitone Federico, alla strage di via Croce Rossa, alla strage del dottore Falcone di Capaci, alla strage del dottore Borsellino, dell'onorevole Salvo Lima. Con riferimento ai primi tre episodi, si riferisce alla strage in cui persero la vita il dottore Chinnici e il dottore Cassarà? Sì. E poi ha confessato anche altri omicidi? Sì, altri omicidi. Con riferimento a questi fatti, ha già subito condanne? Sì, per la strage di Capaci. A quanti anni è stato condannato? 17. Abbiamo detto che lei è entrato a far parte di Cosa Nostra alla fine del 1981-80, non ho 8 dicembre 80. Ci ha già riferito in ordine alla composizione della sua famiglia e al capo mandamento di quell'epoca. Negli anni successivi, immediatamente successivi, quali mutamenti avvengono al vertice della sua famiglia e del suo mandamento? Praticamente credo che sia stato nella fine, comunque a cavallo fra il 92 e il 93, praticamente si è ucciso Rosario Riccobono, che era il capo mandamento, quindi subito dopo si è sciolta la famiglia di San Lorenzo e si sono fatte le nuove elezioni e il capo della famiglia è stato nominato Giacomo Giuseppe Gambino, che poi è stato nominato capomandamento appunto di tutta la zona. Da lì il nome appunto del mandamento di San Lorenzo. E a capo della famiglia di Partanna Mondello chi è stato messo al posto di Rosario Riccobono? Praticamente c'erano si sono messi due reggenti, Civiletti e Porcelli. Lei cosa sa della uccisione, della soppressione, dell'eliminazione di Saro Riccobono? So che in quel periodo, che credo che sia stato nella fine dell'82 o comunque nei primi dell'83, praticamente io assieme a Salvatore Biondino i due cugini Salvatore Biondo, uno chiamato il Lungo e l'altro il Corto, appunto siamo stati chiamati per restare sempre a disposizione da Pippo Gambino, da Salvatore Buffa, Pino Buffa, Mario Troia. Dovevamo stare, ripeto, parecchi giorni a disposizione, come siamo rimasti parecchi giorni a disposizione ad aspettare che qualcuno ci chiamasse. Che significa stare a disposizione? Praticamente dovevamo stare sempre in un posto, praticamente nel Paglio Biondo, dove abitavano i due cugini Salvatore Biondo, ad aspettare che qualcuno ci venisse a chiamare, perché ci era stato detto che si dovevano praticamente uccidere diverse persone. Non ci è stato detto chi si doveva ammazzare, però dovevamo stare sempre a disposizione. E quanti giorni avete atteso? Avete atteso per più giorni?
Guardi, sono stati diversi giorni che siamo stati lì ad aspettare praticamente questi eventi. Ma lì dove? A volte nel Baglio Biondo, a volte a casa di Salvatore Buffa, quindi lì al convitto. Lì Salvatore Pippo Gambino poi ci riferì che era stato ucciso Rosario Riccobono. Quindi proprio in quei giorni che voi eravate in attesa lei ha avuto questa notizia dal Giuseppe Giacomo Gambino? Sì. E cosa le disse al riguardo? Come? Cosa le disse con riferimento all'avvenuta soppressione in quel contesto temporale, in quei giorni del Rosario Riccobono? Mi disse che appunto avevano ucciso Rosario Riccobono e quindi adesso stavano provvedendo a fare dell'altro. Difatti hanno chiamato pure Totucciolo Piccolo. Sì, ma prima di parlare di Totucciolo Piccolo, cosa le disse in ordine all'avvenuta soppressione di Riccobono? Le disse dove, le disse come, le disse chi aveva partecipato? No, dove non mi è stato detto, neanche chi c'era, tantomeno l'ho chiesto io, però mi è stato detto che praticamente erano, cioè commentando il fatto che praticamente parlava che alcuni avevano continuato a mangiare subito dopo l'omicidio, appunto subito dopo lo strangolamento di Sarro Riccobono e di altri. Che non so appunto chi erano questi altri che erano stati uccisi nella stessa giornata. E quindi parlava di questa attesa a casa di Buffa e poi della convocazione di Lo Piccolo. Che cosa stava dicendo al riguardo? Intanto sì, chi è questo Lo Piccolo? Sì, proprio credo che lo stesso giorno o il giorno successivo all'uccisione di Rosario Riccobono è stato chiamato Totucciolo Piccolo. A quanto pare ancora avevano qualche dubbio se Lo Piccolo doveva essere ucciso oppure no. Ma chi era questo Lo Piccolo? Come? Chi era questo Lo Piccolo? Totucciolo Piccolo è il sottocapo della famiglia di Tommaso Natale ed era molto amico di Saro Riccobono. Quindi il Totucciolo Piccolo è venuto lì al convitto e non è stato ucciso. Poi mi è stato detto che non hanno ritenuto opportuno ucciderlo perché appunto non si sapeva se si doveva poi successivamente portare il corpo da altre parti. Quindi è sceso, difatti ricordo che quando è sceso appunto mi salutò e ancora tremava perché anche lui aveva capito che poteva esserci la possibilità che ci sarebbe rimasto. Ma perché Lo Piccolo aveva capito che c'era la possibilità che l'avrebbero potuto uccidere quel giorno? Perché a quanto pare lui già sapeva della morte di Rosario Riccobono. E perché temeva anche per la sua vita? Perché mise in collegamento la soppressione del Riccobono con un'eventuale sua soppressione? Essendo una persona molto vicina a Rosario Riccobono è chiaro che avrebbe potuto fare la sua stessa fine. Ma chi lo aveva convocato quel giorno? Era stato Pippo Gambino che lo aveva mandato a chiamare. E lui, pur temendo di fare la stessa fine di Rosario Riccobono, com'è che si era deciso? Guardi, queste sono a presentarsi. Esclusivamente personali, io non lo so come ha deciso, ma praticamente è arrivato lì. Difatti, come le ho detto poco fa, tremava quando è sceso dalle scale, perché appunto non sapeva se ritornava. Quindi lei non era presente quando poi lui ha incontrato Pippo Gambino al piano superiore? No, io ero rimasto giù ad aspettare, anche perché mi era stato detto che forse eventualmente si sarebbe dovuto portare il cadavere da qualche altra parte. E chi c'era ad attendere al piano superiore? Guardi, io ricordo, c'erano parecchie persone, adesso non ricordo tutti, ma comunque della nostra famiglia c'era appunto Pippo Gambino, Salvatore Buffa, Mario Troia, Pino Buffa. E credo che in quell'occasione c'era anche Raffaele Ganci e Paolo Anselmo.
però di questo non ne sono certo se è stato proprio quel giorno o qualche giorno successivo, ma credo in quell'occasione. Perché in quei giorni lei ebbe modo di vedere anche Paolo Anselmo e Raffaele Ganci? Sì, però ripeto, non posso essere certo se è stata in quell'occasione. Ma in questo contesto di soppressioni, di agguati, di preoccupazioni di uomini d'onore, di altri uomini d'onore che stavano in attesa per giorni, come è stato chiesto a lei di fare, qual era la posizione di Paolo Anselmo e Raffaele Ganci? Guardi, loro erano di un altro mandamento, perché erano del mandamento della noce, ma io non lo so la posizione qual era di Raffaele Ganci. In ogni caso Raffaele Ganci era già cognato di Pippo Gambino. Quindi era con Pippo Gambino, in sostanza, dalla stessa parte? Sì. E in quegli stessi giorni avvenne qualche cosa di rilevante con riferimento agli uomini d'onore della noce? Ma credo che proprio anche in quei giorni è stato ucciso Salvatore Scaglione, che era il rappresentante della noce. E il Salvatore Scaglione era invece vicino a Rosario Riccobono? Sì, sostanzialmente sì. Perché lei dice che avvenne in quegli stessi giorni? Cosa ricorda di particolare, in particolare, che le fa dire a distanza di anni che la morte di Rosario Riccobono fu vicina, comunque contestuale, o comunque no, in quel giorno? Io ricordo che è stato proprio in quel periodo, perché praticamente poi sono successe delle cose. Il fatto è che la moglie di Scaglione praticamente veniva diciamo a casa di mia suocera, perché mia suocera faceva la sarta e quindi gli cuciva praticamente degli abiti, e la moglie del appunto la signora Scaglione praticamente ringraziava Dio che suo marito era scomparso. E quindi io ricordo che il periodo era quello lì, anche perché poi mia moglie mi diceva appunto quello che la moglie di Scaglione riferiva o che sentiva dire, e io poi lo andavo a raccontare a Pippo Gambino. Senta, lei stava parlando credo che sia stato credo che sia stato in quel periodo. Lei stava parlando di Lo Piccolo, quando è sceso sì. Dalle scale. Cosa le ha detto, cosa ha riferito prima di andarsene via? Praticamente ho visto che era talmente scosso, cioè ho visto che, come l'ho detto poco fa, tremava, perché era scampato alla morte e lui era perfettamente cosciente di questo. E dopo, subito dopo, ho saputo che Lo Piccolo praticamente... Allo Piccolo gli era stato assegnato il compito di cercare altri uomini d'onore, fra questi il Lauricella, che era il genero di Saro Riccobono. Lauricella come? No, il nome non me lo ricordo, anche se credo che il Lauricella non era formalmente affiliato, cioè non era praticamente uomo d'onore, non era stato ancora affiliato. Però era genero del Saro Riccobono. Cosa sa lei di questo Lauricella? Lo conosceva, lo aveva visto, lo frequentava? Io lo conoscevo per altre vie, siccome era un autotrasportatore come me, ci conoscevamo appunto perché lui andava a caricare negli stessi posti dove caricavo io con il camion. E questo Lauricella, all'epoca dei fatti, che età poteva avere? Ma guardi, aveva la mia stessa età e, se non ricordo male, si era sposato anche lui nel settembre del 91 o in quel periodo, tra l'altro lo stesso periodo appunto che mi ero sposato io, quindi lo conoscevo per questo. Lo avevo visto altre volte nel villino di Totuccio Lo Piccolo lì a Barcarello. Ma non, comunque non ci avevo molta confidenza.
Quindi oltre a essere genero di Rosario Riccobono, aveva contatti che le risulti questo Lauricella con uomini d'onore, era vicino alla famiglia di appartenenza del Riccobono? Guardi, so che il padre del Lauricella era un uomo d'onore, però non so dirle altro. Quindi Lo Piccolo fu incaricato di che cosa con riferimento a Lauricella? Praticamente di rintracciare il Lauricella per ucciderlo, e credo che sia stato proprio il giorno dopo, è stato proprio il giorno dopo, credo che sia stato appunto proprio il giorno dopo, perché poi ne sono venuto a conoscenza per il fatto che Salvatore Biondino... Cos'è avvenuto il giorno dopo rispetto a questo incontro con il Lo Piccolo? Come? Lei ha parlato dell'incontro con il Lo Piccolo a casa Buffa. Sì. Delle preoccupazioni dello Piccolo e del fatto che quello stesso giorno il Lo Piccolo venne incaricato di cercare questo Lauricella. Sì. Giusto? Cosa avvenne il giorno dopo? Il giorno dopo praticamente il Lauricella è stato ucciso a casa di Totuccio Lo Piccolo. C'è stato lui che lo ha praticamente chiamato, anche se il Lauricella già non era più reperibile, perché non era più in giro. Comunque lui è riuscito a rintracciarlo, lo ha convocato a casa sua, nel villino di Barcarello, e lì lo hanno ucciso. Ma lei queste circostanze come risultano? Praticamente è successo un particolare. Il particolare che ricordo è che appunto mi è stato detto che il Lauricella aveva una cintura, a parte quella che aveva nei pantaloni, aveva una cintura nella tasca, credo, della giacca. Comunque aveva un'altra cintura. Andiamo per ordine, Ferrante, mi scusi un attimo. Chi è che ha riferito a lei queste cose e quando? Allora, mi è stato riferito da Salvatore Biondino praticamente lo stesso giorno, perché è successo che Salvatore Biondino era a casa di Salvatore Lo Piccolo, e quando hanno trasportato il cadavere, che appunto il cadavere lo ha trasportato Salvatore Biondino, è stato fermato nella piazza di Tommaso Natale, ad un posto di blocco. Il Salvatore Biondino mi disse che se l'era vista praticamente brutta, perché appunto era stato fermato, e per fortuna, forse perché pioveva a dirotto, per fortuna non gli era stato chiesto di aprire il portabagagli, perché appunto nel portabagagli c'era il corpo del Lauricella. Quindi questo glielo riferisce il Salvatore Biondino? Me lo riferisce Salvatore Biondino. Rispetto al giorno dell'incontro con il Lo Piccolo presso la casa del Buffa, nei pressi dell'ex convitto, questo episodio riferitole dal Biondino, quando avviene? Lo stesso giorno, il giorno dopo, a distanza di tempo? No, credo che sia stato il giorno dopo all'incontro dello Piccolo con Pippo Gambino. Però adesso, a distanza di anni, non potrei giurare appunto se è passato soltanto un giorno o qualche giorno. Ecco, ed il Biondino Salvatore, questo episodio, ed in particolare l'episodio del trasferimento del cadavere da Sferracavallo ad altro posto, con il blocco da parte dei carabinieri nella piazza di Tommaso Natale, quando glielo riferisce? Questo me lo ha riferito subito, perché, come le ho detto poco fa, eravamo praticamente quasi tutto il giorno assieme. Poi magari qualcuno veniva preso e portato magari due aspettavamo a casa di Salvatore Buffa e due aspettavamo a casa nel Baglio, nel Baglio Biondo, ma eravamo praticamente sempre assieme. Quindi credo che sia stato proprio la sera del fatto. Quindi il Biondino Salvatore che ruolo avrebbe avuto, per quanto da lui riferito, in ordine alla soppressione di questo Lauricella? Il ruolo di Salvatore Biondino è stato quello della soppressione del Lauricella e poi del trasporto del Lauricella. Del cadavere della Lauricella? Del cadavere, sì. Dove lo trasportò questo cadavere? Guardi, in quei giorni
io materialmente non ho visto se è arrivato, diciamo, a, diciamo nel, a casa di Tatuneddu, Tatuneddu che si chiama Salvatore Liga, sì. Ma si doveva portare praticamente il cadavere lì. Lei ha avuto un ruolo in questo trasporto di del cadavere? Ha partecipato? Non, no, poi ho visto, ho incontrato il Salvatore Biondino, ma siccome non era una cosa, non era una cosa programmata, ma io non l'ho accompagnato praticamente lì dal, diciamo a casa del Liga, non me ne ricordo. E cosa ricorda allora? Lei ha visto l'auto, ha visto il cadavere, ha parlato per strada con Salvatore Biondino? No, io il cadavere non l'ho visto, il cadavere dello piccolo. Dell'Auricella. Ha visto l'autovettura del Biondino? L'autovettura era la Panda, era la panda di colore celeste che aveva lui. E lei ebbe modo di vederlo per strada in occasione di questo trasporto di cadavere? Mi pare di sì, però adesso non ricordo con certezza, però credo proprio di sì. L'ho incontrato, credo di sì, però adesso non ricordo con certezza. Mi pare che l'ho incontrato verso Tommaso Natale, ma non eravamo d'accordo, diciamo, sul fatto che dovevo battere la strada a Salvatore Biondino. Ma normalmente quando avviene un'operazione di questo genere, cioè il trasporto di un cadavere in autovettura? Normalmente si fa, ma in quell'occasione forse appunto perché pioveva tantissimo, non è stato diciamo richiesto di battere la strada, e comunque io non mi trovavo lì, diciamo, a casa dello piccolo. Senta, lei ha già parlato della uccisione di Saro Riccobono, di altri uomini che erano con lui ma non sa riferire chi, del probabilmente contestuale omicidio dello Scaglione e di questo Lauricella. In quei giorni, per quanto le risulta, sono stati consumati altri omicidi? Sì, in quei giorni mi pare che è stato ucciso un altro genero di Rosario Riccobono, il Micalizzi. Comunque erano due fratelli, uno dei due non è stato trovato. Il genero so che è stato praticamente ucciso pure lui, anche se si cercavano tutti e due fratelli. E quindi questo omicidio del Micalizzi, genero del Riccobono, avviene nello stesso periodo, negli stessi giorni della soppressione del Riccobono? Nello stesso periodo, sì. Quando lo viene a sapere lei? Dottore, il tutto è successo nel giro di un paio di giorni, quando, comunque, diciamo, sempre in quei giorni. Cosa stava dicendo in ordine, vuole essere più preciso, nei limiti in cui lei riesce a ricordare ulteriori circostanze, con riferimento alla cintura in più che avrebbe avuto addosso il Lauricella? No, ricordo il particolare che appunto di questa cintura, perché si commentava, dice allora praticamente Lauricella che era, cioè diciamo stava attento già a qualcuno, perché con una cintura praticamente si può strangolare una persona, normalmente si può usare per questo. Cioè è una cosa strana che una persona cammini con due cinture, a parte quella che ha nei pantaloni. Ho bisogno di una decina di un qualche secondo per devo controllare un verbale, scusate un attimo. Senta Ferrante, devo farle domande adesso in ordine a un altro episodio delittuoso, è l'omicidio di Puccio Pietro, che è stato consumato nel 1989, ma presso il cimitero dei Rotoli di Palermo.
Lei di tale omicidio aveva fatto espresso riferimento nella sua dichiarazione di intenti e poi in occasione di uno dei numerosi interrogatori cui lei è stato sottoposto ha riferito in dettaglio in ordine ai suoi ricordi relativamente a tale omicidio. Deve adesso ripercorrere questo episodio nei limiti in cui se lo ricorda innanzi a questa corte di assise. Cosa ricorda con riferimento a questo omicidio consumato ai rotoli? Allora, di questo omicidio ricordo che Salvatore Biondino, perché si doveva andare a casa di Enzo Galatolo. Scusi un attimo, quindi siamo adesso in che anno? Adesso l'anno lei lo ha detto, però io onestamente non me lo ricordavo. Lei ha detto che nell'89, ma io non posso essere certo di questo. L'anno francamente non saprei come ricollegarlo. No, ma prima di questo episodio allora forse è opportuno completare quello del 30 novembre. Quindi dopo l'uccisione di Sario Riccobono... E quindi? Non ha mai detto 30 novembre. Non ha mai parlato di... Ha detto, in quel ha detto periodo, fine 82, fine 83. 83. Sto parlando del 30 novembre 82, no, avvocato. No, 82? No. Sì, l'avvocato D'Azzo per il verbale, presidente. Volevo appunto precisare che il signor Ferrante non ha mai detto 30 novembre 82. Ha detto che la scomparsa di Riccobono è da inquadrare nel periodo ricompreso tra la fine dell'82 e prima dell'83. Io lo facciamo precisare. No, non c'è bisogno. Mistero, alla luce di questo, presidente, non posso ricordare alla perfezione. Né presidente, no. È assolutamente pacifico che il Ferrante ha parlato di fine del 1982 e inizio del 1983. È stato il pubblico ministero nel riprendere l'argomento in questione a collocare temporalmente. Non è stato il Ferrante né all'epoca delle indagini preliminari né tantomeno oggi. Non c'è discussione. Quindi, tornando comunque ai fatti di Rosario Riccobono, che risulta essere scomparso agli atti del pubblico ministero nel capo di imputazione il 30 novembre dell'82, dovrebbe, prima di parlarci di questo ulteriore episodio, che invece è avvenuto nel 1989, omicidio di Puccio Pietro presso il cimitero del Rotoli, ripercorrere le modifiche intervenute ai vertici della sua famiglia. Quindi nel 1982 vi era rappresentante della famiglia, era il Buffa Nerone, Salvatore. Sì, Salvatore Buffa. E capomandamento Rosario Riccobono. Cosa avviene dopo la soppressione di Rosario Riccobono? Praticamente si è sciolta la famiglia e per un breve periodo di tempo è stato messo come reggente della famiglia di San Lorenzo Salvatore Buffa, il cugino. Che significa che si è sciolta la famiglia? Praticamente è stata sciolta la famiglia. Sì, voglio quindi capire, cosa significa scioglimento della famiglia? Che non c'era praticamente non c'era più nessuno che aveva delle cariche, quindi per parlare con qualcuno responsabile della famiglia si doveva parlare con Salvatore Buffa, Salvatore Buffa il cugino di Nerone. Dopo sono state poco tempo dopo sono state fatte le elezioni e Pippo Gambino è stato eletto rappresentante della famiglia, Pino Buffa è stato eletto il sottocapo e poi Mario Troia il consigliere. Pino Buffa è il fratello di Salvatore, giusto? Il fratello di Salvatore, sì. In quello stesso contesto, il Giuseppe Giacomo Gambino diventa, oltre che capofamiglia, anche capomandamento? Sì, però non ricordo se è stato fatto praticamente, cioè ci è stato detto che contestualmente alla nomina di rappresentante era pure capomandamento. Comunque, praticamente subito dopo, o nello stesso giorno, non me lo ricordo. Comunque, noi quando abbiamo fatto la votazione... Noi lo abbiamo eletto soltanto rappresentante della famiglia. All'epoca della soppressione di Rosario Riccobono, cioè in quei giorni in cui voi avete atteso presso la casa di Buffa, ha detto che c'era con lei anche Salvatore Biondino. Sì.
Aveva determinate cariche in quel periodo il Salvatore Biondino? No. Era un semplice soldato, come lei? Sì. Negli anni successivi, all'interno della famiglia di San Lorenzo, con al vertice il bambino Giacomo Giuseppe, qual è stato il ruolo di Salvatore Biondino? Salvatore Biondino è stato fatto capo decina. Questo è successo, credo, verso il 1984-85. Comunque non posso essere preciso, ma non, sicuramente non, non subito. Diciamo, cioè, negli anni che andavano dall'83 all'86. E lei faceva riferimento a Salvatore Biondino? Sì, praticamente eravamo sempre assieme. Sì. Salvatore Biondino faceva riferimento esclusivamente al suo capo famiglia o aveva un rapporto privilegiato, diretto con altri uomini d'onore di altre famiglie? No, soltanto con Pippo Gambino. Sino al, chiaramente al suo arresto. All'arresto di chi? Sino all'arresto di Pippo Gambino. Quando avviene questo arresto? Dovrebbe essere attorno all'86-87. E dopo l'arresto di Gambino Giacomo Giuseppe, chi assume il ruolo di reggente di fatto, di sostituto del Gambino Giacomo Giuseppe all'interno della famiglia di San Lorenzo? Allora, praticamente dopo qualche anno l'arresto di Pippo Gambino, anche se c'era il sottocapo e il consigliere, che praticamente sono rimasti sino adesso sottocapo e consigliere, Mario Troia e Pino Buffa, però Salvatore Gambino, Salvatore Biondino praticamente parlava e aveva dei rapporti con Salvatore e Rina. Quindi materialmente, diciamo, era lui che reggeva la famiglia di San Lorenzo, il mandamento di San Lorenzo. Quindi dopo l'arresto di Gambino Giacomo Giuseppe, il personaggio, l'uomo d'onore più autorevole della famiglia di San Lorenzo è diventato di fatto Salvatore Biondino? Di fatto sì, di nomina no, ma di fatto sì. C'è una questione, Presidente. Mi pare che la domanda sia suggestiva e richiede una opinione del teste. Noi ci opponiamo, io mi oppongo perché Presidente, la domanda la pone, a parte che il teste ha già imputato e connesso ha già risposto. Ma scusa. Sì, il pubblico ministero potrebbe chiedere ulteriori chiarimenti su questa, mi scusi, su questa circostanza che lui ha riferito. Mi scusi Presidente, io credo di non aver sentito la risposta, ma se lei dice che ha già risposto, io a questo punto chiedo che quella risposta non sia utilizzata. Va bene, e allora il Presidente invita il pubblico ministero a più che a riformulare la domanda, a fare chiarire al deputato connesso il significato della sua espressione. Dunque, lei ha parlato dell'arresto di Gambino Giacomo Giuseppe e della reggenza della famiglia di San Lorenzo. Vuole ripetere chi sono stati i reggenti di fatto della famiglia di San Lorenzo dopo l'arresto di Gambino Giacomo Giuseppe, che lei ha collocato temporalmente tra il 1986 e il 1987? In sostanza la domanda consiste nel sapere da lei ogni utile circostanza in merito a chi prendeva le decisioni in quella famiglia, in quel mandamento dopo l'arresto di Gambino Giacomo Giuseppe, e in particolare a chi lei faceva riferimento nel ricevere ordine o nel dare indicazioni, nel riferire fatti e circostanze. Chi era il suo punto di riferimento? Di fatto chi riconosceva lei come vertice, come posto al vertice di quella famiglia all'epoca della detenzione di Gambino Giacomo Giuseppe? Ci faccia capire come funzionavano le dinamiche di decisione di quella famiglia dopo l'arresto del Gambino Giacomo Giuseppe. Allora, come ho detto poco fa, materialmente sono rimasti sino adesso Mario Troia, consigliere, e Pino Buffa, il sottocapo della famiglia di San Lorenzo. Materialmente noi non avevamo diciamo più nulla a che fare, cioè praticamente i due venivano tenuti all'oscuro di tutte le decisioni che il Salvatore Biondino
praticamente prendeva o diciamo a sua volta erano prese sicuramente anche da Salvatore Riina queste decisioni. Quindi i due materialmente, come ho detto, erano, diciamo, cioè avevano la carica, ma non gestivano, diciamo, la famiglia di San Lorenzo. A lei risulta che il Salvatore Biondino aveva un rapporto diretto, quindi di frequentazione assidua, con il Riina Salvatore? Sì. Tornando dunque adesso ai fatti del maggio del 1989, omicidio di Puccio Pietro presso il cimitero del Rotoli, lei ha riferito che è stato convocato da Salvatore Biondino, ed è per questo che abbiamo ripercorso le modifiche al vertice della sua famiglia di appartenenza con riferimento ai soggetti che sostanzialmente le davano ordini. Quindi fu il Biondino Salvatore a dirle, a chiederle che cosa? Che praticamente dovevamo andare a casa di Enzo Calatolo perché c'era da fare. Il da fare normalmente era sempre quello lì, o commettere qualche omicidio, commettere praticamente degli omicidi. Ma le disse Salvatore Biondino di presentarsi a che ora presso la casa di Calatolo? A che ora non lo ricordo, comunque è stato di buon mattino. Ma presso casa di Calatolo chi e dove si trova questa casa di Calatolo? Allora, a casa di Enzo Calatolo, praticamente è nel un posto chiamato Ubaghicedo, è nel quartiere Acquasanta di Palermo, quasi di fronte alla manifattura Tabacchi. E oltre che a lei, questo invito, questo ordine da parte del Salvatore Biondino, a chi fu dato? Allora, le persone che della nostra famiglia, appunto eravamo io, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo il corto e credo anche Salvatore Biondo il lungo, però adesso c'è su questo... Diciamo sul fatto che ci fosse anche il Salvatore Biondo il lungo, non posso essere certo su questo qui. Poi c'era Nino Madonia, poi c'era Giuseppe Lucchese e il cugino Peppuccio Lucchese e qualche altra persona che adesso non ricordo. Comunque c'erano delle altre persone. Lei quella mattina si recò presso la casa del Calatolo da solo? Sì. O in compagnia di altri uomini d'onore? Innanzitutto io avevo la mia autovettura, anche perché normalmente io poi prendevo prendevo qualcuno alla fine, diciamo, dell'operazione, quindi con la macchina pulita. E che all'epoca che auto aveva lei? All'epoca, guardi, normalmente io posso indicarle le autovetture che avevo, però spesso possibilmente prendevo la macchina di mia madre perché perché camminava poco o perché... Comunque cambiavo praticamente anche la mia autovettura. Lei ricorda in particolare con quale auto lei si recò quella mattina presso l'abitazione del Calatolo all'Acquasanta? Credo che sia stata una Panda. Sì, una Panda. Ecco, lei arrivò e trovò gli uomini d'onore che ci ha appena descritto ed altri di cui non ricordo il nome. Cosa avvenne quella mattina? Le riferirono cosa si doveva fare? Sì, praticamente si doveva aspettare un ordine perché praticamente adesso non ricordo se è stato Peppuccio Lucchese o Peppuccio Giuliano, praticamente avevano una motocicletta e dovevano andare vicino nel carcere del Luciardone e poi ritornare e dare il via all'operazione, perché si doveva andare appunto dentro il cimitero dei Rotoli perché si doveva uccidere qualcuno, e tra l'altro io non sapevo neanche chi si doveva uccidere.
Ma a Lucerdone che cosa bisognava andare a fare? Praticamente, ripeto, dovevano andare a prendere un messaggio che poi doveva servire appunto a noi nel darci il via, quindi dovevamo partire per andare a fare l'altro omicidio. Ma questo messaggio da dove doveva venire? Da Lucerdone in che senso? Bisognava entrare all'interno del Lucerdone? Che cosa bisognava attendere a Lucerdone? Bisognava praticamente attendere un messaggio, a quanto pare doveva, diciamo dall'esterno del carcere, dovevano attendere un messaggio, mi pare che dovevano fare un segnale con un fazzoletto o qualcosa del genere, però adesso sono particolari che non riesco a ricordare. E con questo messaggio dall'interno del carcere all'esterno, cosa si doveva fare sapere all'esterno? Dovevamo, come ho detto un attimo fa, avere il via per andare a commettere l'altro omicidio. Ma lei sapeva che cosa doveva avvenire quella stessa mattina presso il carcere del Lucerdone? Presidente, c'è opposizione. No. Ha risposto già due volte il signor Ferrante alla domanda. Il Presidente pone la domanda, non credo che ci sia da opporre. Il Pubblico Ministero sta focalizzando... Quindi voi attendevate un riferimento a un episodio, sta focalizzando come si sono svolti i fatti, per quello che ne ha conoscenza. Lei ha detto che aspettavate un messaggio dal Lucerdone dall'interno, poi a domanda ha specificato che questo messaggio doveva forse avvenire attraverso un fazzoletto dall'interno del carcere che avrebbe dovuto essere avvistato all'esterno. Questo messaggio, le chiedo io, lei ha poi aggiunto che in relazione a questa comunicazione proveniente dall'interno del Lucerdone avreste voi poi dovuto commettere un omicidio al cimitero del Rotoli, però non è stato in grado e non sa chi avreste dovuto uccidere, non sapeva chi avreste dovuto uccidere. Dall'interno del carcere questo messaggio a cosa si riferiva? Se le risultava all'epoca? No, non lo so cosa si doveva fare all'interno del carcere. E quindi poi che questo messaggio chi lo portò, ammesso che sia arrivato? Che cosa avvenne quella mattina? Allora c'era Peppuccio Lucchese e Peppuccio Giuliano, però non ricordo chi dei due è venuto a portare il messaggio, chi è stato dei due a portare il messaggio. Dopodiché ci siamo spostati... appunto io con la mia macchina e l'altra macchina, ricordo che era una macchina comunque di grossa cilindrata, mi pare che si trattava di una 132, perché appunto poco prima si parlava che si doveva entrare direttamente dentro il carcere con questa macchina che poteva essere un po' grossa rispetto alle vie interne del cimitero. E comunque, ripeto, io quando siamo partiti, poi sono rimasto io nelle piccole strade che costeggiano il cimitero, nella parte diciamo dove ci sono i fiorai, sono rimasto ad aspettare lì e ricordo per pochissimo tempo, comunque sono rimasto ad aspettare. Dopodiché sono usciti cioè ho sentito i colpi, ho sentito sparare i colpi e ricordo che immediatamente mi sono messo dietro la macchina ripeto, credo che sia stata una 132 e subito dopo passando i primi palazzi e quindi arrivando diciamo prima di Villa Egea, comunque sicuramente è stato prima di Villa Egea, Nino Madonia, che era davanti alla macchina nel lato destro, è sceso ed è salito a bordo diciamo della mia autovettura. Lei era sempre con la sua Fiat Panda? Sì, io ero con la mia Fiat Panda. Praticamente poi siamo arrivati diciamo quasi vicino casa di Enzo Galatolo e da lì mi è stato detto che me ne potevo andare, quindi mi potevo allontanare velocemente.
andando via dalla parte di via comunque dall'altra parte, di via dei Cantieri. Senta Ferrante, con riferimento al messaggio dall'interno del carcere le faccio una contestazione. Leggo il verbale, la trascrizione integrale del verbale di interrogatorio del 10 ottobre 96. Per i difensori è la pagina 3 in basso. È stata una prima domanda del pubblico ministero in ordine generica. Cosa ricorda di questo omicidio? E lei mi ha riferito determinate circostanze. Poi le ho chiesto e poi e ha proseguito da solo sulle persone che erano presenti quella mattina. Fra gli altri anche il Lucchese o Peppuccio Giuliano, il Peppuccio Lucchese e il Peppuccio Giuliano. E con riferimento a questi due soggetti ha detto erano andati via o Peppuccio Lucchese o Peppuccio Giuliano, leggo testualmente, erano andati via perché dovevano appostarsi vicino al carcere del Lucerdone e aspettavano una, diciamo, un segnale che gli dava il via di andare successivamente a commettere l'omicidio, diciamo, del cimitero, che tra l'altro poi ha preso, si trattava del fratello, diciamo, del Puccio che era stato ucciso. Quindi io le chiedo, poi prosegue l'interrogatorio, prima dell'omicidio l'ha saputo? E lei risponde, sì, si sapeva. Lì aspettavamo appunto segnale, perché? Perché bisognava commettere quell'omicidio dopo, diciamo, di essere stati a conoscenza della, diciamo, dell'omicidio che doveva essere di Puccio Vincenzo, che doveva essere fatto dentro il carcere. Ora, dopo averle data lettura di queste dichiarazioni, io le chiedo, quella mattina lei era a conoscenza che il segnale proveniente dal carcere era relativo alla soppressione che avrebbe dovuto essere effettuata di Puccio Vincenzo? Sì. Poc'anzi non lo ricordava o non ci si era capiti? Non aveva capito la mia domanda? No, non lo ricordavo veramente. Quindi lei lascia, tornando alla fase successiva, lascia il Madonia Antonino nei pressi del casa di Galatolo Vincenzo. Cosa fa lei personalmente? Ma a casa del Galatolo Vincenzo, poi ripeto, mi è stato detto che io me ne potevo andare e proprio Nino Madonia mi disse che era meglio che me ne andavo dalla via dei Cantieri. E così lei ha fatto? E così ho fatto. Quante auto hanno partecipato a questa operazione? Lei ha parlato della sua Fiat Panda con la quale poi sulla quale ha poi fatto salire a bordo il Madonia Antonino. È una Fiat 132, credo che ha detto. Quante altre auto hanno partecipato? Guardi, sicuramente c'era l'auto di Salvatore Biondo, il corto, che aveva una Renault 5. All'epoca mi pare che aveva proprio una Renault 5. Di altre non me ne ricordo. Oh, lei non ricorda le autovetture particolarmente, ma dico quante altre erano auto presenti? C'erano altre auto oltre le tre che ha indicato? O non si ricorda nessuna ulteriore circostanza al riguardo? No, adesso ricordo appunto la mia auto, l'auto di Salvatore Biondo, il corto, che dovrebbe essere proprio la Renault 5, mi pare che era una Renault 5 di colore scuro. Ma di altre non me ne ricordo, di altre auto. Senta Ferrante, per concludere le faccio adesso il nome, le do le indicazioni su le persone che sono in questo procedimento imputate. Lei deve dire se le conosce in quanto uomini d'onore e ogni altra utile circostanza con riferimento a ciascun imputato. Cominciamo quindi da Agata e Mariano. L'ho conosciuto, sì, lo conosco. Le è stato formalmente presentato quale uomo d'onore? No. Quando ha detto che lo conosce, a cosa si riferisce? L'ho conosciuto in carcere, praticamente nel processo di Capaci. Con lo stesso ha quindi commesso fatti delittuosi in un'epoca in cui eravate liberi? No.
E Aglieri Pietro? Aglieri Pietro, sì, lo conosco come uomo d'onore da parecchio tempo. Quindi lei è stato formalmente presentato come uomo d'onore? Sì. Con lo stesso avete commesso assieme episodi delittuosi? Episodi delittuosi, sì, praticamente traffico di stupefacenti, quello lì. Di quale famiglia faceva parte l'Aglieri Pietro? No, quale famiglia non lo so di quale famiglia era. Comunque mi è stato presentato come il rappresentante di quella famiglia. Senta, Agrigento Giuseppe lo conosce? Lo conosce come uomo d'onore? No, l'ho conosciuto in carcere. Si riferisce a un soggetto di San Giuseppe Jato? Sì, però non lo conosco, cioè non mi è stato mai presentato. E Agrigento Gregorio? È il fratello, ma anche lui l'ho conosciuto in carcere. Quindi non sa nulla di specifico sul suo conto? No. Di Biondino Salvatore abbiamo parlato, di buon marito Bernardo? No, il nome non mi dice niente. Bono Giuseppe? No. Bontà Antonino? No. Brusca Bernardo? L'ho conosciuto in carcere. Le è stato formalmente presentato quale uomo d'onore? No. Brusca Giovanni? Sì, lo conosco. Lo conosco come uomo d'onore. Quindi lei è stato formalmente presentato come tale? Sì. Brusca Giuseppe? No, non lo conosco. Brusca Mariuccio? Non lo conosco. Cioè l'ho conosciuto in carcere, ma non mi è stato mai stato presentato. Buscemi Salvatore? Anche lui l'ho conosciuto in carcere. Quindi non ha avuto con lo stesso rapporti all'esterno? No. Calò Giuseppe? L'ho conosciuto, mi è stato presentato una volta, ma non, cioè, a parte quella volta non l'ho mai più visto. Mi è stato presentato come uomo d'onore. Di Maggio Procopio? No, non lo conosco. Davì Francesco? Davì Francesco, scusi se adesso io Davì l'ho conosciuto, ma non so se si tratta di questo qui. Ha conosciuto un Davì Francesco, uomo d'onore? Uomo d'onore di, credo che si chiamasse proprio Francesco, di Partanna Mondello. Quando l'ha conosciuto? In che epoca? Nel 1980. E da allora non l'ha più visto? No, sì, l'ho visto qualche altra volta, ma adesso sono tantissimi anni che non lo vedo. Eucalyptus Nicolò? Sì, lo conosco, è un uomo d'onore della famiglia di Bagheria. Lei ha avuto modo di averlo, le è stato formalmente presentato? Sì. In quale occasione? In quale occasione? Nell'occasione praticamente doveva presentarmi una persona che credo che era di Caltanissetta. Questo è stato nel 1993. Comunque mi è stato... No, 92. Mi è stato... No, scusi un attimo. È stato esattamente il giorno che hanno arrestato Salvatore Biondino. Quindi il 15 gennaio del 93, giusto. Farinella Giuseppe? No, non lo conosco. Fontana Stefano?
Sì, lo conosco. Di chi si tratta? È un uomo d'onore? Le è stato formalmente presentato? A quale famiglia appartiene? In che occasione ha avuto modo di conoscerlo? È praticamente il nipote di Enzo Calatolo, mi è stato presentato come uomo d'onore parecchi anni fa. Di Calatolo Vincenzo ha già parlato, e così di Gambino Giacomo Giuseppe. Ganci Calogero ha già parlato, o comunque non mi interessa. Ganci Raffaele ha già parlato. Di Gargano Antonino? No, non lo conosco. Genovese Salvatore? No. Gerace Antonino, detto Nenè, di Partinico, adesso dovrebbe avere più di 80 anni. Diciamo pure il codice fiscale. Era per distinguerlo dall'altro, Presidente. Ma lui non lo potrebbe non saperlo, avvocato. Comunque, scusa la battuta. Va bene. E allora, questo Gerace Antonino, Nenè, Antonino, io, ultra ottantenne, oramai è stato detto, quindi resta per quello che vale, l'avvocato Fileggio. Pubblico Ministero, allora cosa ha risposto? Io non l'ho sentito perché l'avvocato mi ha fatto distrarre un attimo. Volevo sapere se lei ha conosciuto questo Gerace Antonino Nenè. Sì, l'ho conosciuto a Partinico, comunque l'ho visto soltanto una volta nell'officina di Bonura Salvatore. Le è stato presentato quale uomo d'onore? Mi è stato presentato come uomo d'onore, ma dopodiché non l'ho più visto, non ci ho mai avuto a che fare. Ma di chi sta parlando? Lo vogliamo focalizzare alla luce di questi, di questo anziano, questo notto, di questo in fase di, diciamo, più che anziano senescente ormai. Potrebbe stare anche tra essere. Ricordo che era cieco, quindi non aveva molta possibilità di muoversi. Credo che sia quella persona lì, a parte che conoscevo pure il nipote. Senta, Giuffre Antonino invece lo conosce? Giuffre Antonino, sì, lo conosco come uomo d'onore. Di quale famiglia è questo Giuffre Antonino? Ma guardi, so che era, mi pare, delle parti delle Madonie, ma quale famiglia di preciso non lo so, mi pare di Caccamo. Cosa ricorda in particolare di questo Giuffre Antonino? Quando ha avuto modo di conoscerlo? In che occasione? L'ho conosciuto, credo, verso il 1991, perché praticamente abbiamo commesso un duplice omicidio assieme a lui. Un duplice omicidio in danno di chi? Dove è avvenuto questo duplice omicidio? Praticamente a Capaci. Erano due fratelli, due imprenditori di Caccamo, o di Caccamo di Cerda, comunque diciamo nella zona delle Madonie. Giuliano Giuseppe ce ne ha parlato, Graviano Giuseppe ha avuto modo di conoscerlo? Sì. Le è stato presentato formalmente quale uomo d'onore? Sì, come uomo d'onore. Graviano Greco Giuseppe? No. Greco Leonardo? No. Greco Michele? Sì. L'è stato formalmente per quando praticamente sono stato affiliato. Era presente? Presente. Sì, era anche lui presente quando sono stato affiliato. Grippi Leonardo? No. La Barbera Michelangelo? Sì, lo conosco. È stato formalmente presentato quale uomo d'onore? Sì, sì. Di quale famiglia faceva parte la Barbera Michelangelo? Bocca di Falco, Passo di Rigano. La Marca Francesco? Non me lo ricordo. La Rosa Filippo? No, non mi pare di conoscerlo. Di Liga Salvatore ce ne ha già parlato, e così anche di Locchese Giuseppe e di Madonia Antonino. Di Madonia Francesco?
padre di Antonino? Sì, esattamente. Non l'ho mai avuto presentato, comunque lo conosco, ma non l'ho mai avuto presentato come uomo d'onore. Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore? Sì, li conosco entrambi come uomini d'onore della stessa famiglia di Refuttana. Le sono stati presentati formalmente come tali? Sì. Poi Marchese Antonino? No. Quindi non ha avuto modo mai di frequentarlo questo Marchese Antonino? L'ho conosciuto in carcere, ma non lo conoscevo fuori. E Mineo Gioacchino? No. Montalto Giuseppe? No. Montalto Salvatore? No. Nania Filippo? Sì. Sì, l'ho conosciuto come uomo d'onore della famiglia di Partenico. Le è stato quindi formalmente presentato? Sì. In che occasione? Guardi, in che occasione non me lo ricordo, risale a tanto tempo fa, comunque credo verso il, non lo so, verso l'87, 88, ma non ricordo chi me lo abbia presentato. Presti Filippo Giuseppe e Presti Filippo Salvatore? No. Profeta Salvatore? No. Provenzano Bernardo? Sì, l'ho conosciuto come uomo d'onore. Quindi le è stato formalmente presentato? Sì. Ricorda l'occasione? Sì, in un incontro a casa mia con Salvatore Rina. Del Rina ci ha già parlato, di Rotolo Antonino? No. E di Salerno Pietro? No. Scaduto Giovanni? No, non lo conosco. Tagliavia Francesco? No, non lo conosco, l'ho conosciuto in carcere, ma non... Ma non è stato presentato come uomo d'onore. No. E poi Tinnirello Antonino e Tinnirello Lorenzo? Tinnirello Lorenzo, sì, l'ho avuto presentato come uomo d'onore. Formalmente, quindi? Sì. In che occasione se lo ricorda? Ma in un'occasione che assieme al praticamente dovevo presentare praticamente alcuni amici miei che vendevano delle barche e dei motori marini. Comunque soltanto per questa occasione l'ho conosciuto, non la stanno qui. Bastante venire, ora aspettiamo. Comunque è stato Carlo Greco a presentarmelo. Presidente, io credo di avere finito. Se mi dà qualche secondo che riguarda un attimo i miei appunti prima di ritenere chiusa questa prima fase dell'esame. Un attimo soltanto. Presidente.